siamo al Napoli Comic Con 2018 con Miguel Angel Martin. Allora Miguel, parlaci della tua ultima uscita per NPE, appunto, quindi Rubber Flash. Rubber Flash è veramente l'ultima uscita qua in Italia, ma è il primo mio lavoro che ho fatto sulla rivista Albivora alla Spagna 25 anni fa, quindi qui è nuovo, ma la Spagna ha 25 anni che è stato pubblicato. Curiosamente il prossimo mese si pubblica anche il libro alla Spagna, quindi il libro è pubblicato prima in Italia che alla Spagna. Ah, capito. E poi volevo chiederti, a distanza di tanti anni da quello che successe con Psicopatia Sexualis e tutto lo scandalo che ha creato in Italia, cosa ne pensi appunto oggi di quello che è successo? Oh no, sono molto contento, lo dico sempre in interviste. Sempre ringrazio la procura di Cremona per il sequestro che mi ha fatto, perché grazie a loro sono popolare e sono qui adesso con una bellissima mostra che mi ha fatto il comico, e solo posso ringraziare la procura. Questa censura per me è stata benissima, grazie procura di Cremona. Ringraziamo la procura di Cremona allora. E hai realizzato cortometraggi, opere teatrali, quando vedremo un lungometraggio, un film lungometraggio? C'è un lungometraggio già fatto, digitale. Infatti il monitore della mostra proietta questo lungometraggio digitale fatto 3 anni fa per il canale di televisione spagnolo Calle 13. Ah, quindi c'è già il lungometraggio. E sei molto spesso ospite qui da noi in Italia, c'è qualcosa che ti lega particolarmente a questo paese? Abbastanza. Il mio scherzo con amici italiani è dire che Spagna è il mio secondo paese favorito. Quindi si ami l'Italia parecchio. E invece com'è nata l'idea per Autorotic Space, il volume per Hollow Press in collaborazione con David Genchi? Questo è nata l'idea di Michele Nitri, l'editore della Hollow Press, che ha sempre idee molto particolari e affascinanti. E ha fatto la proposta di unire un autore come io con uno giovanissimo e bravissimo che è David Genchi. È stato un vero piacere collaborare con lui. È uno dei disegnatori miei favoriti in questi tempi. Il tuo stile è molto riconoscibile dai personaggi pop, diciamo, in situazioni truculente, comunque truci. Come sei arrivato a sviluppare questo stile grafico? Pues veramente non è stata una cosa consapevole. Io mi ho reso conto di questo quando la gente, i critici e i lettori mi hanno detto la differenza tra l'ambientazione pop, disegni amabile e il trasfondo è molto estremo, molto crudele. Io con il tempo mi reso conto, ma io non lo sapevo, era una cosa non fatta consapevolmente. È venuta naturale. È venuta naturale. Cosa ne pensi della scena fumettistica italiana? Secondo te è una scena florida, è una scena che sta andando verso un miglioramento o la vedi abbastanza ferma? Non so, no, come no, ne pensi? No, è un miglioramento in generale, non solo in Italia, la Spagna in generale, il mondo del fumetto. Credo che mai il fumetto è stato così bene come adesso. Tantissimi editori, tantissimi autori diversi, non solo supereroi, non solo fumetti per bambini. Adesso praticamente oggi il fumetto comincia a essere riconosciuto come il vero arte che è se stesso. E pensi che sia ancora possibile scioccare con il fumetto? Credo che oggi è difficile scioccare, ma credo che ancora è possibile colpire con un bello fumetto esteticamente parlando. Ok. E l'ultima domanda. Ci sono degli autori italiani che segui particolarmente, a parte i ragazzi della Hollow Press come David Genchi? Il mio favorito è un classico che è Benito Jacobiti, che ha sido un'influenza mia quando io ero piccolo, con 13-14 anni ho scoperto la Spagna Jacobiti e è stata un'influenza per me. Naturalmente mi piace anche i classici come Battaglia, Topi, Liberatore, Guido Crepas. I grandi classici. Grandi classici. Diciamo. Anche contemporanei, Michael Amirco mi piace tanto. Perfetto ragazzi, quindi questo era Miguel Angel Martin, che ringraziamo, noi ci vediamo alla prossima e ciao, grazie ancora. Grazie a voi, ciao.